l'occupazione del meglio per il ponte mentre si avvicina alla fine dei lavori. Due abitazioni di Rosà per la seconda volta visitate dai ladri, si richiede la ronda delle forze dell'ordine. La nuova truffa si chiama truffa dell'ascito ereditario, vittime predilette gli anziani, intervengono i carabinieri. Ubriaco al volante tampona due auto, poi accoltella un altro automobilista. Premiazione per gli studenti di tre istituti superiori e delle medie per imparare a donare. L'FC Bassano 1903 gioca la semifinale contro il Marconi, intanto riconferma mister e direttore sportivo. Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Ponte degli Alpini ancora in primo piano, osservato speciale in queste ore di maltempo, ma c'è anche una buona notizia, vediamo. Una corsa contro il tempo, anzi contro il maltempo, che in questi giorni pare non voglia concedere un momento di tregua. Pioggia continua che va a innalzare il livello del Brenta, con il rischio di intaccare il cantiere del ponte degli Alpini. E gli uomini della Inco non si fermano, perché non possono lasciare il ponte in balia di una brentana, e anche sotto la pioggia lavorano. Ci sono stati un paio di giorni in cui si è alzato abbastanza, il cantiere si è anche allagato, però sono riusciti a svuotarlo in tempi veloci aggiungendo delle pompe, insomma c'è tutto un protocollo previsto che ha funzionato nonostante i disagi del maltempo, ma ripeto, bravi soprattutto loro che in queste condizioni sono rimasti in alveo e hanno portato a termine in maniera abbastanza puntuale i lavori, perché insomma lavorare sotto un temporale non è proprio il massimo. Il meteo, d'altro canto, non promette nulla di buono per le prossime ore. Questa notte e domani noi siamo sempre in una zona che è a rischio idrogeologico sull'asse del Brenta e anche gli assi secondari, i torrenti delle nostre colline. Non è una situazione di allarme, è una situazione di preallarme che va monitorata, però insomma ormai siamo abituati a muoverci in queste condizioni e faremo tutto quello che dobbiamo fare. Ed è proprio Campagnolo che al nostro microfono anticipa una tanto attesa notizia per tutti i bassanesi e per tutte quelle persone che in queste settimane hanno seguito giorno per giorno i lavori di restauro del Ponte Vecchio. E ormai siamo alla fine, credo che insomma mercoledì, giovedì inizieranno ad uscire, perché già lunedì, martedì, sempre tempo permettendo, saranno proprio ultimati i lavori, messi giù gli ultimi pezzi di legno. E adesso la cronaca con la segnalazione di un telespettatore che ha chiamato Rete Veneta stanco perché i ladri rubano nella sua proprietà. È la seconda volta che i ladri prendono di mira le abitazioni di Mariano e Adriano Lorenzato, due cugini che assieme ad altre 15 famiglie vivono in via Pace a Rosà, una via che essendo chiusa diventa particolarmente appetibile per i malintenzionati. La volta scorsa, ottobre 2018, stesso modus operandi, auto alle quali è stato rotto il vetro per cercare al suo interno le chiavi delle abitazioni, non trovate. I ladri sono entrati scavalcando la recinzione, tagliato la scatoletta della luce per operare indisturbati. Dapprima con un forcone hanno aperto la porta del ripostiglio e rubato una bici, la più nuova, assieme ad un borsone, lasciando a terra le maglie da calcio che vi erano al suo interno. Non contenti, si sono diretti verso il garage aperto del cugino. Stesso iter, stessi vetri infranti. Noi vogliamo un po' di più sicurezza nella nostra via, perché è già la seconda volta che vengono a trovarci, a far danni, a rompere, e quindi ognuno perde la sicurezza nella propria abitazione. E una richiesta già comunicata anche al sindaco di Rosà, Paolo Bordignon. Soprattutto che le forze dell'ordine venissero a controllare di più, perché i sistemi di allarme possono servire fino a poco, però se c'è qualcuno che passa, che controlla, probabilmente anche noi cittadini saremo più sicuri. E ancora cronaca, i carabinieri di Bassano hanno denunciato due persone per truffa aggravata in concorso. La nuova truffa si chiama truffa dell'ascito ereditario. Vittime predilette sono sempre gli anziani. I carabinieri di Bassano sono riusciti a denunciare per truffa aggravata in concorso due messinesi di 50 e 76 anni che hanno fatto cadere nella loro rete una donna di 88 anni di Bassano e un settantenne di Montorso Vicentino, impossessandosi di una cosa come 5.000 euro. Si tratta di personaggi senza scrupoli che fermano per strada persone anziane
convincendole che ci sia un fantomatico lascito ereditario di una personalità abbiente del territorio e che per potervi accedere, poiché è destinato da sua disposizione a persone bisognose della città, servono alcune migliaia di euro per poter perfezionare la pratica dal notaio. È una pratica molto sottile dove ci sono più attori che intervengono circuendo la persona anziana e portandola a fare un prelievo sostanzioso presso il proprio sportello bancario. Dopodiché, con una scusa che può essere l'acquisto di una marca da bollo piuttosto che la fotocopia del documento di identità, si allontanano repentinamente con la somma appena sottratta truffaldinamente. Sono soprattutto gli anziani che sono vittime, vittime non soltanto di questo genere di truffe, però truffe online e quant'altro sono all'ordine del giorno. Sono vittime di queste truffe, di richieste di accesso in casa con le scuse più disparate. Bisogna assolutamente dubitare di chi vuole accedere al nostro domicilio senza preventivo appuntamento e senza alcuna autorizzazione. Nel dubbio contattare i numeri di emergenza per richiedere l'intervento di una nostra pattuglia. Relativamente alle truffe online invece è d'obbligo la massima prudenza, specialmente nel caso in cui si tratti di pagamenti effettuati in maniera non sicura. E la nostra pagina politica, aspettando le amministrative del 26 maggio, abbiamo iniziato un viaggio attraverso i comuni e i suoi candidati al ruolo di sindaco. Oggi tocca al comune di Pieve del Grappa, nato, lo ricordiamo, dalla fusione tra Crespano e Paderno. Le amministrazioni uscenti di Crespano e Paderno hanno deciso di presentarsi unite per continuare il percorso dopo il successo della fusione, dove abbiamo fin da subito già garantito importanti riduzioni nella tassazione ai cittadini. Vogliamo continuare questo percorso migliorando i servizi in modo da garantirli in tutto il territorio, investire le nuove risorse in importanti opere pubbliche, in modo da far diventare Pieve del Grappa punto di riferimento dell'intero territorio pedemontano e fare in modo con politiche mirate per la famiglia, di far sentire tutta la nostra comunità unita e parte di un grande progetto che possa vincere le sfide future che attendono Pieve del Grappa. A Pieve del Grappa metterò a disposizione esperienza, competenza, energia. Abbasseremo le tasse e i tributi, c'è la possibilità di farlo. Faremo delle opere pubbliche e le faremo come abbiamo dimostrato di saperle fare. Faremo dei servizi sociali più efficienti, più a misura d'uomo, la persona al centro del nostro programma. Abbiamo voglia di mettere in ordine e con concretezza Pieve del Grappa. Ventesima edizione del premio intitolato alla figura di Marisa Nardini. Visci di molte le scuole premiate nella sala congressi dell'ospedale San Bassiano. 13 classi terze delle scuole medie inferiori e 3 istituti superiori, IRIGEM di Rosacci, IFP di Fonte, Istituto Tecnico Remondini di Bassano, un premio che invita gli studenti a proporre in concorso i propri elaborati, disegno, racconto, poesia, scultura e un elaborato multimediale, un concorso che è cresciuto nel tempo, ideato da Roberto Donazzan. Sono trascorsi 20 anni che ho ideato questo premio e vedo che ogni anno migliora. E sono felicissimo per questo motivo soprattutto. Noi sono 20 anni che entriamo nelle scuole, adesso sono già 3 anni che entriamo anche nelle scuole superiori. Il concetto principale è quello di portare il concetto di dono, ma non solo del sangue, anche di organi e di midollo osseo. Poi il secondo è portare conoscenza ai ragazzi e in questo caso anche prevenzione perché possono arrivare ai 18 anni e terzo perché possono diventare donatori perché nel mondo abbiamo bisogno sempre di donatori. Basta soltanto un gesto, un piccolo gesto. Toccante l'elaborato video presentato dagli studenti di IRIGEM Rosà e proiettato proprio stamattina. Un riconoscimento importante ma anche per un elaborato multimediale che ha davvero toccato i cuori. Beh, direi indubbiamente la padrona l'ha fatta la voce dell'alunno, la voce come esposizione, ma l'idea è stata veramente vincente. E siamo al calcio, domani l'FC Bassano 1903 gioca la semifinale regionale contro il Marcone. Intanto la società riconferma mister e direttore sportivo.
In casa giallorossa si parla già di riconferme per la prossima stagione, che si preannuncia ricca di novità, a cominciare da quel settore giovanile per cui la società si è tanto battuta. Conclusa questa prima grande, grandissima esperienza per i Leoni Bassanesi, anzi no, perché domani si gioca la semifinale per il titolo regionale di prima categoria contro il Calcio Marcona SD, l'FC 1903 guarda avanti, con la certezza del mister anche per il 2019-2020, dopo la conferma del rinnovo per un altro anno dell'accordo con il tecnico Francesco Maino. Accanto al direttore sportivo Cristian Giacometti, presente anche nella nuova stagione, e assegnato ufficialmente l'incarico di direttore generale a Lino Fioravanzo, storica figura dirigenziale del calcio bassanese. Restando al presente, un in bocca al lupo per la semifinale di domani, fischio d'inizio allo stadio di Marcon alle 16:30. E adesso spazio alla TV dei ragazzi in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona di Bassano. Ciao a tutti, oggi andiamo a scoprire e conoscere la realtà di Scimpo per comprendere come lo sport del karate sia importante a livello educativo, mentale e fisico. Noi stiamo allenandoci alla pratica del karate a contatto, Makoto Kai. È una pratica di karate un po' differente da quelle conosciute, più famose. È una pratica di karate dove il contatto è reale. Naturalmente questo non è rivolto all'aggressività, ma alla conoscenza del corpo e a imparare un vero e proprio sistema di combattimento. Di questi tempi può essere anche utile, ma soprattutto è utile per migliorare il proprio carattere, per togliere la paura che ogni persona ha, la paura dell'altro. Quando aumenta la sicurezza, la paura diminuisce. Perché vi piace il karate? Perché mi rilassa e mi fa divertire. Perché è da tanti anni che lo faccio. Quali valori vi ha trasmesso il karate? La disciplina e il rispetto. Che emozioni provi durante una gara? Beh, prima di andare sul tatami un po' di ansia e timore, ma una volta salito sul tatami l'adrenalina prende il sopravvento e allora lì do del mio meglio. Quanto è importante la precisione della tecnica nel karate? È molto importante perché da essa dipende l'efficacia del gesto. E poi per avere anche un colpo migliore e più forte e più efficace. Qual è il motto del karate Makoto Kai? Diventare forti per essere utili. A che età hai cominciato a praticare karate Makoto Kai? 6-7 anni. 7 anni. Più 7 anni. Io 6 anni. 3 anni. 9 anni. 8 anni. 7 anni. Vi aspettiamo, ciao a tutti! Ciao! Anche per oggi è tutto, ci vediamo sabato prossimo. Ed ora con la prossima breve ci spostiamo a Romano De Zelino. Romano De Zelino, rinviata a giudizio per aver fatto sparire più di una ventina di fatture, un'imprenditrice 51enne che vive e lavora nel comune vicentino. Da una serie di controlli da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la donna si sarebbe liberata dei documenti tra gli anni 2011, 2013 e 2014 per nascondere il reale valore d'affari dell'attività che conduceva, impedendo quindi di risalire ai suoi redditi. Torniamo a parlare di alpini, guardiamo perché. Milano. Un cappello d'alpino ritrovato sabato 11 maggio alla stazione Cadorna della metropolitana di Milano e una mail alla nostra redazione da parte di Mirko Striolo di Vicenza, caporale volontario in ferma annuale del 7 Reggimento Alpini Battaglione Feltre, 12 Scaglione anno 2000, con la richiesta di pubblicare la foto alla ricerca del legittimo proprietario che, come ci scrive Mirko, sicuramente sarà molto amareggiato per la perdita di questo affetto. Che sia quell'alpino la cui figlia durante la lunga diretta di domenica scorsa in occasione della 92esima adunata nazionale a Milano ci ha scritto facendo un appello per il cappello non più ritrovato da parte di un padre dispiaciuto. Ubriaco al volante, tampona due auto, poi la folle scenata, accoltella un altro automobilista.
non ha esitato a brandire un coltello dopo aver provocato un incidente. Scene di ordinaria follia a San Martino di Lupari, dove nella tarda serata di giovedì un automobilista che aveva alzato un po' troppo il gomito ha prima tamponato due auto e poi, in preda all'ira, ha minacciato e ferito uno dei due conducenti con cui si era appena scontrato. Il protagonista è un 29enne brasiliano che è stato arrestato per lesioni personali e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo ha tamponato un'auto facendola scontrare con una macchina parcheggiata. Ne è nata una discussione accesa, il 29enne infatti non voleva risarcire l'auto posteggiata e così ha estratto il coltello e ha ferito il proprietario della vettura colpendolo all'orecchio e alla tempia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Campo San Piero che dopo l'arresto e la denuncia hanno ritirato anche la patente. Come sempre un'occhiata alla nostra programmazione, un confronto con i tre candidati sindaci di Bassano del Grappa andrà in onda stasera in prima serata alle 21:15 con replica domani, domenica 19 maggio alle 16. Nei nostri studi siederanno quindi i candidati Angelo Vernillo, Elena Pavan e Bruno Trevisan. Questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Senti a disagio a causa di problemi all'udito? Affidati a Punto Acustico. Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito. Le previsioni per domani. Inizialmente probabili deboli precipitazioni sparse, specie in pianura, altrove generalmente assenti. In seguito probabilità crescente di precipitazioni a tratti diffuse con frequenti rovesci e temporali, tendenza a diradamento dei fenomeni in serata. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o in aumento. Controlli gratuiti, soluzioni personalizzate e protesi di ultima generazione altamente tecnologiche. Scegli di sentire bene. Scegli Punto Acustico a Bassano.